Nel dibattito sulla riforma della legge elettorale regionale, una forte accelerata arriva dal PD, secondo cui una ridefinizione dell'attuale normativa porterebbe anche ad un notevole risparmio sui costi. Il capogruppo in Consiglio regionale, Camillo D'Alessandro. Abbiamo presentato 3 emendamenti in sostanza. Sul resto siamo d'accordo, l'abrogazione del listino che penso ci metta insieme tutti e poi la soglia di sbarramento che il PD ha presentato in modo chiaro e netto, 4% dentro la coalizione, 6% fuori la coalizione. Deve essere chiaro che chi entra in Consiglio regionale è rappresentativo dell'Abruzzo o almeno di una parte importante degli abruzzesi. Terzo emendamento che noi abbiamo presentato, la possibilità per il cittadino elettore di esprimere una doppia preferenza, ma se la prima è rivolta ad un uomo, la seconda deve essere obbligatoria di una donna, cioè la doppia preferenza di genere. Una doppia preferenza facoltativa non obbligatoria con un numero di candidati uomini e un numero di candidati donne pari, 50% uomini, 50% donne. Queste sono le nostre 3 richieste. È chiaro che le leggi elettorali devono maturare e siccome si tratta di regole devono maturare in un clima più possibile bipartisan, ma è chiaro che oggi noi ci troviamo di fronte al tema dei temi, che è quello dello sbarramento. Noi ci preoccupiamo in sostanza del funzionamento delle istituzioni. Non è più possibile monogruppi che rimangono lì senza fare nulla o monopartiti. Qui è necessario che il funzionamento di un'istituzione che passa attraverso il Consiglio regionale, l'attività del Consiglio regionale, sia garantita e per essere garantita è necessario che ci sia governabilità. Ecco perché noi abbiamo presentato gli sbarramenti non alti o impedenti come ci dicono, perché oggi alla Camera dei Deputati bisogna superare il 4% per eleggere una rappresentanza parlamentare, così come al Parlamento europeo bisogna superare il 4%. Non vedo perché in un Consiglio regionale bisogna stare ad una soglia pari allo zero. Per chi si candida da solo ne ha il diritto, ma deve, almeno la coalizione deve superare complessivamente il 6%. Questo induce anche a fare alleanze, a chiarire il quadro politico sulla base dei programmi, per cui chi vince è messo nelle condizioni di governare, chi perde è chiaramente individuato e fa opposizione.